Qual è la visione che noi abbiamo di Dio? Perché contendi con Lui? Cosa significa contendere? Significa contrastare, significa competere, mettersi allo stesso livello. E noi sappiamo, fratelli e sorelle, che mai, mai il credente deve accostarsi al Signore con questa attitudine, con questo spirito. Quasi come se noi dobbiamo, abbiamo la possibilità di insegnare qualcosa a Dio. E a volte è la nostra stessa voce che copre la voce degli altri. In questo caso stiamo parlando della voce di Dio. Dio non è come gli uomini, che vuole distruggere. Dio non è come gli uomini, che non sa manifestare l'amore. Dio è un Dio di grazia. Dio è un Dio che opera in modo che tutti gli uomini giungano alla salvezza. È la manifestazione di quale grande Dio noi abbiamo incontrato e conosciuto, la troviamo lì al Golgota, alla croce. Dio continua a parlare a un mondo pieno di contestatori. Non possiamo presentarci con uno spirito di contesa davanti al Signore. Quando accoglie la sua parola nel proprio cuore, ecco che Dio inizia ad intervenire con potenza. Ma in questo è l'amore di Dio, che Dio continua a parlare al cuore dell'uomo, e lo fa in tanti modi, lo fa in tante situazioni della nostra vita. Dio si usa di certe situazioni per poter raggiungere il nostro cuore. Dio è intento ancora oggi a portare salvezza. Dio è intento ancora oggi ad arrivare a parlare al cuore dell'uomo. Dio vuole la salvezza dell'uomo. E questo il suo intento. Altro che infliggere, altro che procurare dolore, altro che distruggere. Dio è all'opera per il bene dell'uomo. Dio si fa avanti perché Lui vuole salvare l'uomo da quella terribile condizione. Dio vuole rivelare al tuo cuore e alla tua anima che non sei solo, non sei in balia delle situazioni, delle circostanze della vita, ma Dio è più grande. Dio ti rivela cose più alte, e Dio ti rivela quanto amore ha per te. Ciò che nessuno può darti, Dio te lo darà, se solo tu ti umili alla sua presenza.